ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Una rissa a ridosso di Ferragosto, precisamente il 12 agosto, si era registrata a Sant'Egidio-La Vibrata. In piazza Duca degli Abruzzi si erano affrontati un albanese residente a Civitella del Tronto e tre macedoni, uno che vive in città, due a Maltignano e Folignano. Nel corso della colluttazione uno dei due macedoni aveva ferito al volto un italiano che si era messo tra i quattro per evitare che la rissa degenerasse. L'uomo aveva riportato una prognosi di 30 giorni. Il parapiglia è andato avanti per diversi minuti sotto gli occhi esterrefatti dei presenti. I protagonisti della rissa si sono poi dati alla fuga, avendo intuito che erano stati chiamati i carabinieri. I militari, dopo essere arrivati in loco e aver ascoltato le testimonianze dei presenti, avevano acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza privato presente in zona. Cruciale anche la testimonianza dell'uomo che coraggiosamente si era messo tra le due fazioni per cercare di evitare che si arrivasse alle mani. Così il pubblico ministero, dopo le indagini dei carabinieri, ha chiesto al GIP misure cautelari a carico dei quattro stranieri. In carcere è finito uno dei macedoni, mentre l'albanese è stato posto ai domiciliari, ma con il braccialetto elettronico. A eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica.